7 luglio 2015, mi trovo in località Neviano, in provincia di Parma, e in questo sito vediamo una frana recente, con un versante che è appunto franato e presenta come stratigrafia detrito di versante, quindi dei massi mescolati e pietrisco vario, calcareo fondamentalmente, mescolati nella matrice sabbio limoso, argilloso, che comunque hanno creato condizioni di instabilità a seguito delle abbondanti precipitazioni del 2012. Questo versante quindi è in condizioni di instabilità. Nella parte che vediamo c'è qualche locale frana, per il resto le condizioni sono stabili. In questa vallicola, nella parte centrale, è attraversata da questo fosso che poi confluisce nel torrente che arriva poi a Parma, che vediamo che è qui giù. Il versante dove sto camminando invece non ha condizioni di stabilità attualmente, ed è proprio su questo lato, su questo dosso, troviamo che verrà realizzato il nuovo capannone previsto più o meno dove vediamo questa noce a distanza. La stratigrafia si presenta quindi caratterizzata da roccia calcarea, abbiamo una scaglia al di sotto e al di sopra abbiamo la copertura detritica di circa dell'ordine del metro. All'orizzonte vediamo invece una zona che si presenta invece condizioni di soliflusso dovute alla mancata regimazione delle acque superficiali, cosa che invece in questa zona dei campi è stata invece realizzata e questo ha creato una condizione di favorevole alla stabilizzazione. La falda acquifera è profonda, non verrà ad interagire con le fondazioni. Non ho segnalato, rilevato presenze di faglie tettoniche. La zona si presenta paesaggisticamente molto bella. Siamo negli Appennini, nell'Appennino Parmense.